Caudlo che sarà un altro fermo alla transizione. Il pallone di nuovo per Landry e si affida al suo playmaker, miglior assistman del campionato, Luca Vitali, e qui vediamo perché. 6-3 Brescia. 6-3 dopo 3-0 per Brescia in campionato. L'Olimpia al secondo posto nel gruppone con Avellino e Torino. L'errore poi al tiro. L'Olimpia che con le due triple di Theodor sta provando a prendere le redini di questa partita. Landry però va a subire il fallo, non va nel canestro, il fallo è sul pallino. Poi nell'angolo, gran passaggio per Landry che cade, allora Gudaitis spostare con lui, prova ad attaccarlo, l'aiuto di Theodor, sbaglia il tiro Landry, il rimbalzo nell'angolo, Moore in ritardo, Mizov, l'errore, gran taglia fuori di Jordan Theodor che poi va a prendere il fallo. Bravissimo Theodor a tenere, difficile che lui casca dentro un fallo così. Brian Sacchetti e Fusciati sono dentro in campo adesso. Fusciati c'è proprio giocatore albanese. Ma ormai da rischio per Brescia. Moore contro Bertans, lo vuole attaccare in uno contro uno, in qualche modo trova Landry che attacca Mizov, va fino in fondo Marcus Landry, morbidissimo, mamma mia che mestiere Marcus. Attacco di Brescia, Piccarol centrale, Vitali nell'angolo per Landry che attacca Mizov e va a prendersi il fallo. E a Mizov in difficoltà. Soprattutto all'inizio, che poi portano Brescia a dover per forza avere una coperta corta. Inversione della palla è aiutata ad entrare. Entrato, 2 su 2, mestierante lui. 39-31. Bravo Terceschi, è anche molto bravo. Oh, pressing. Moore fino in fondo, poi lo scarico per Landry, non ha paura a sparare da tre. Errore, l'ultimo tocco è dei lunghi di... Deve gestire bene adesso, 2 minuti che mancano qui. Che rischio qua, per Theodor, fallo in attacco di Tarceschi. A proposito del mestiere, Marcus Landry. Tarceschi, cosa bellissima e poi questa cosa. Lo vediamo qui, prende posizione. Ma dai. Ma chi li chiede? Squadra diventano immarcabili, coach, francamente. Sì. Michele Vitali nell'angolo per Marcus Landry. Ancora in uno contro uno, alza la parabola, gran canestro. Mamma mia, Landry, che giocatore! C'è proprio il big match della 12ª giornata del girone d'andata contro la Leonessa Brescia. Più 10 per l'Olimpia che deve rincorrere Brescia, che è capolista e che inizia bene il secondo tempo con il canestro di Landry. Marcus Landry fa vedere perché i piccoli, le squale sono lì dentro. Landry contro Dada Pascolo che va a fare fallo sul suo tentativo di gancetto nel cuore dell'area. Dai. In lunetta Landry va a sbagliare il tiro libero. Che non sbaglia quasi mai Landry. Lui è generalmente una macchina con la palla in mano. Infatti arriva l'11esimo e raggiunge misura. Mamma mia. Brescia sfida Pascolo al tiro e ha ragione. Mentre Landry arriva in transizione fuori misura. Ben per l'Olimpia. Che deve inventarsi qualcosa allo scadere dei 24. È già la quarta volta nella partita. Tiro che fallo di Theodor su Landry. E Landry che adesso ha preso le misure l'altra volta e va a realizzare, quasi non si muove neanche la... grazie perché io non sbaglio mai. E infatti 2 su 2 perfetto, 13 piede Brescia, gli arbitri però l'hanno sanzionato come involontario. Nel frattempo Mizov va a prendersi il fallo di Landry, antisportivo. Ce lo prendiamo però francamente veramente in grave, è vero che Brescia ha segnato in precedenza solo con l'appoggio di A. Non far fallo. 7 secondi, Moss non deve tirare fallo. Landry va fino in fondo a schiacciare il meno 3, Cinciarini la tiene, finisce qui. Milano vince la sfida alla capolista.